Ecco, buonasera. 1, 2, 3. Pronto. Ok. Buonasera. Lei da dove viene? Cioè? Qual è il suo paese? Da quale parte del mondo viene? Prima mi devi dire chi è lei. Ah, giustamente, chi è lei? Come mai sta qui? Che fa di bello? Sì, io sto qui, sto camminando. Ma lei che cosa mi voleva sapere? Che cosa voleva sapere da no, me? No, io volevo sapere... Gentilmente, lei chi è? Io sono un giornalista freelance che inserisce i video in un blog privato. Okay. Vale a dire che solo certe persone selezionate verranno a sapere di questa intervista, non tutto il mondo. Okay. Chiaro? Ok. Ricominciamo. Possiamo ricominciare. Allora, intanto le vorrei chiedere... Ha un argomento particolare di cui lei vuole parlare, che le sta a cuore? Se lo posso parlare, se posso sapere se qualche cosa, te lo dico. Allora, di che nazione è? Io vengo da ex Jugoslavia. Perfetto. Sono esattamente da Macedonia. Macedonia. Sono di etnia albanese. Etnia albanese. Sì. A sud o nord Albania? Nord della Macedonia. Ah, nord della Macedonia. Sì. Ora, altra cosa. Perché si dice che gli albanesi sono laici e i macedoni no? In che senso diciamo laici? Laici nel senso che della religione non gli frega niente agli albanesi. Non è detto questo. Non è detto questo. Gli albanesi sono gli albanesi, soprattutto. Ma è vero che ci sono tre religioni o anche di più, che sono molto importanti lì in Albania, o in Kosovo e in Macedonia, sto parlando per gli albanesi. Maggioranza degli albanesi sono di etnia, di religione islamica. Poi ci sono i cristiani cattolici, i cristiani ortodossi, addirittura ci sono alcuni, anche gli ebrei. Anche ebrei, sì. Anche ebrei. Ma oggi, che siamo al 2015, per dire l'anno, ci sono sinagoghe, ci sono moschee, ci sono centri islamici, ci sono templi cristiani ortodossi o cattolici. Sì. In Albania? Ci sono. Quindi possono rispettare e seguire il loro credo? Sì, c'è una libertà enorme, ognuno può godere della propria fede. La propria fede. Ognuno libero. Ora, libero come scegliere. Si è arrivati a questa situazione se fino a 20 anni fa, 25 anni fa, c'era il comunismo cinese in certo, Albania? Non è colpa di albanesi, era colpa del regime, che il comunismo, sapete benissimo, che religione non conosce nessuno, il comunismo. Il comunismo allora, abbatte ateo. Gli albanesi erano gli albanesi. Erano gli albanesi, ma soprattutto anche oggi sono gli albanesi, ma senza, mettiamo la differenza, se uno è islamico, uno ortodosso o un cattolico o altro, sempre sono albanesi. Albanesi. E si rispettano moltissimo. Ora, che particolarità ha l'alfabeto albanese? Quante lettere sono quelle? Sono molto di più di quelle italiane. È un alfabeto latino. Cioè si scrive come in latino? Come in latino, però ci sono qualche lettera in più di quella normale alfabeto italiano. Quindi sono fonemi, cioè dei suoni che non esistono nella lingua italiana, ma che vengono espressi nella lingua albanese. Certo. Ok. Mi puoi fare un esempio? Cioè di una parola detta in albanese che in italiano è impossibile pronunciare? Sì, anche non solo in italiano ma in qualsiasi lingua. Qualsiasi lingua. Un esempio, thica. Ok. Cortello in italiano. Cortello ti dice thica. Sì. O thica. 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 Non lo puoi pronunciare, non è difficile. Non si può pronunciare. Questa lettera è... TH, che in albanese si legge F. Sì.
è una parola che esiste, ficca, ficca. Via. Via, via, capra, capra, via, via, capra. Poi c'è un'altra parola che si chiama, in italiano si dice dente, dente. In albanese si dice vambi, vambi. È molto difficile. Difficile perché vedi che anch'io non sono stato capace di dirlo. La lingua albanese è l'unica lingua nei Balcani che è una lingua autoctona. Ma da dove deriva questa lingua vostra? Chi la parlava anticamente? Anticamente hanno parlato i Liri. I Liri. Ma i romani antichi si sono occupati degli Illiri, tu lo sai questo? La storia dice questo. Però nei tempi di oggi cose sono cambiate. Senti, ma Albania e Macedonia e Kosovo fanno parte dell'Unione Europea attualmente? No. No. Non fanno parte dell'Unione. Hanno fatto richiesta di ingresso in Unione hanno Europea? Hanno fatto, però ci vuole molto tempo. Voi sapete che sono state le guerre. Chiaro, quindi ci sono soldati italiani, polacchi, ci sono bulgari. Ci sono state pure le i conflitti fra i macedoni, albanesi, i slavi, in globale diciamo. Globale. Finché non si mettono a posto, non risolvono i problemi, soprattutto i politici, territoriali. Territoriali. E tante altre cose, quindi l'Europa non accetta. Chiaro. Senti, ma con la Grecia in che rapporti siete voi? Non tanti buoni. Perché? Che cosa ci avete con è sempre rimasto una cosa da dietro, diciamo, la storia. Beh, Alessandro Magno era greco, albanese, macedone. I greci dicono che era greco, gli albanesi dicono che era albanese, i macedoni dicono che era macedone. Ma la verità ancora non sappiamo tutti. La verità per gli albanesi è vero che era albanese. Voi sapete che Albania c'ha una moneta che si chiama lek. Lek, esatto. Lek, Alexandro. Alexandro. O in albanese lek ai math. Senti, ma perché qui vicino che c'è Piazza Albania c'è un monumento a George Skanderbeg? Sì. Quello è un eroe nostro albanese, anzi lo posso chiamare anche un eroe europeo. Europeo, ma è chiaro che lui ha fatto una battaglia famosa e ha impedito l'accesso a chi per l'Europa? Certo. Chi erano questi che volevano entrare in Europa? E lui li ha bloccati? Gli ottomani? Gli ottomani, perché sapete bene che i Balcani erano occupati, tutti i paesi balcanici erano occupati dai ottomani. Sì. E quindi gli ottomani volevano andare inoltre, sopra anche qui in Italia. Arrivare in Austria, per esempio. Anche in Italia. Anche in Italia. In Italia già poco sono stati. Al sud lì. Al sud ci sono stati. Questo è vero. È stato lui che ha cominciato questa battaglia contro gli ottomani per cacciarli via dai Balcani, dalle nostre terre. Ecco perché abbiamo questo monumento qui allora. Sì. Che è a cavallo con la spada alzata, certo. Non è seduto in poltrona, è chiaro questo, certo. Eh? Oh, è importante. Altre domande. Ora, il genere di conflitto che c'è stato fra Serbia e Kosovo anni fa, sì. Che conseguenze ha avuto per la popolazione kosovara? Molto tragico. Tragico. In quel conflitto sono morti più di 15.000 albanesi. Aio. In una popolazione di 2 milioni di abitanti. Questo è tanto. Senti, ma questi 15.000 caduti erano dell'esercito? No. O civili? Gran parte erano civili. Gran parte. Era una guerra di resistenza allora. Cos'era? Sì. Era una resistenza nazionale praticamente, ma la Serbia ha fatto una guerra sporca,
che non rispettava chi è civile, chi è bambino, chi è donna e chi è esercito. Quindi gran parte della popolazione è finita in tragedia. In tragedia. Molte case bruciate, molti culti religiosi bruciati, bruciati, anche molte fabbriche e tante 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 altre cose. Quanto ha messo, cioè tempo, in quanto tempo la resistenza, si è ripreso, sì, la resistenza albanese kosovara è durata tantissimo. Questo sì. Ma gli anni 90 era la resistenza al colmo, diciamo. E lì è stata una tragedia proprio per il popolo kosovaro, albanesi. È stato un genocidio. Anche? Sì. Con fosse comuni, con fosse comune e violenze, violenze e cacciati via da case. Nel tempo della guerra erano cacciati via quasi 800.000 albanesi dalle proprie case e no, hanno mandati via dappertutto, in Albania soprattutto e in tutta Europa e in tutto il mondo. Quindi è un'etnia che si è dispersa. Si è dispersa nel mondo? Sì. Senti, ma il sogno di avere un Kosovo riunito e libero? Sì, il sogno era, è arrivata. Il Kosovo fortunatamente, con la sua resistenza e con aiuti internazionali, soprattutto gli americani, e la NATO oggi sono liberi. Oggi è arrivato il sogno di un Kosovo libero, indipendente. Oh. Senti, ma i serbi come la prendono questa situazione? Malissimo, malissimo. Per i serbi è una tragedia, per loro. Per loro. Una grande felicità per gli albanesi. Ma io penso che anche tanti serbi che vivono in Kosovo sono felici per questo. Che oggi vivono in pace, in armonia, in un Kosovo libero, democratico. Ma non è che per caso succede un po' come in Italia, nel Trentino? Che i tedeschi, gli austriaci, considerano i trentini dei tedeschi di seconda categoria e gli italiani li considerano di seconda categoria? No, io no. Penso di no. Kosovo è una cosa molto diversa. C'è più democrazia allora? Parte la democrazia c'è, la Costituzione kosovara non mette nessuno in primo o in secondo piano. Quindi chi rispetta la legge, la Costituzione kosovara è Costituzione tipo europea, conosciuti dagli europei, era disegnata dagli europei americani, quindi non c'è niente di male. Chi vuole vivere può stare tranquillamente. Può stare tranquillo. Non si tratta di etnia, di religione. Cioè, situazione ormai pacificata. Pacificato. Oh, finalmente. Finalmente. Sì. Senti, ma e i russi c'entrano qualcosa con questi problemi con i serbi? Sì, sono interessi globali. Globali. Particolari, specifici. Voi sapete bene che i serbi sono un popolo che provengono dai russi, quindi c'è una fratellanza fra di loro,
E normalmente lì c'entra anche interessi economici, politici, ma soprattutto militari. Militari, perché c'è lo sbocco nel mare Adriatico, Certo. coi porti. Tutto lì. Guarda, noi abbiamo passato anche più che 15 minuti, io questo pezzetto lo taglio. Per me va bene così. Tu che dici? Bene, Può grazie. andare? Certo. Oh, Claudio, ti ringrazio molto dell'intervista. Ciao, buona serata. Prossima occasione.